prestazioni. Cioè, forse è per questo che adesso volevo correre un attimo troppo alla a Roma, là, cioè ci manca un passaggio. La manifestazione va costruita creando anche un clima in città. Bravo. Cioè, e io sono d'accordissimo a tutto quello che ha detto Antonio. Mi ricordo prima della prima manifestazione qua là, che abbiamo stato 20.000 persone, abbiamo creato un coordinamento. Cioè, ora sta pretesa che tutta l'Aquila debba ruotare attorno a solo all'assemblea cittadina, solo attorno a noi, ce la dobbiamo togliere, secondo me, dobbiamo avere umiltà di andare a parlare un po' con tutti, con i sindacati, con le forze sociali, con le imprese, creare un coordinamento che poi possa tirare fuori una piattaforma, quindi un documento da presentare. Ovviamente sulla base noi partiremo dai nostri contenuti, dalle nostre proposte, che sono quelle che abbiamo portato a Roma e che penso riformeremo anche alla luce di quello che vogliamo chiedere nella finanziaria. Dobbiamo spiegarlo, perché il motivo per cui adesso stiamo cominciando a far salire un po' il clima è perché c'è la finanziaria, che è la possibilità concreta di cambiare le cose, perché magari molte persone non lo sanno, qua lo sappiamo perché ce lo siamo detto, ma in città non si sa. Quindi spiegare anche che magari aspettare per fare la battaglia su questi temi a fine dicembre, con la neve e il Natale, è proprio il modo di tenerci per la gola magari del governo. Cioè, queste sono cose che secondo me vengono prima un po', che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare in questi giorni da subito. Quindi fissiamo la data per la prossima assemblea e magari dividiamoci i compiti di invitare, come dice Antonio, tutti i sindaci del cratere, quindi in generale le istituzioni, invitare le forze sociali, le imprese, i sindacati, e aprire un po' il discorso il più possibile e insieme a loro magari confrontarci anche su qual è la modalità più forte di una manifestazione. Personalmente penso che può essere utile farla prima all'Aquila e poi a Roma, come abbiamo fatto l'altra volta, magari creare un po' anche anche perché l'abbiamo già, abbiamo già vissuto un percorso, cioè non è che dobbiamo svegliare, ci siamo un attimino addormentati, risvegliamo tutti quanti, perché fondamentalmente non abbiamo ottenuto nulla, quindi ci risvegliamo, facciamo lo stesso percorso che abbiamo fatto, può essere che stavolta prendiamo qualcuno in più. Si parte